Isola dei Famosi 2018, tutti contro Cecilia Capriotti, sei scorretta, hai rubato la carta igienica. In foto, Crediz frezza la fata, IPA. All'Isola dei Famosi 2018, un nuovo scontro ha movimentato la quotidianità dei naufraghi. Cecilia Capriotti, infatti, è stata accusata dal resto del gruppo di essersi appropriata del rotolo di carta igienica e di averlo nascosto nel suo sacco. La naufraga si è difesa. L'accusa a Cecilia Capriotti. Tutto ha avuto inizio da Rosa Perrotta che ha chiesto al resto del gruppo dove fosse la carta igienica. Nessuno ha saputo darle una risposta, così Francesca Cipriani ha proposto, aprite le sacche e vedete chi ce l'ha perché deve finire questa storia. Per Filippo Nardi c'era già una sospettata, secondo me Cecilia è molto furba. Se avesse un minimo di empatia verso gli altri allora cambierebbe almeno una virgola nel suo atteggiamento. Paola Di Benedetto, poi, si è avvicinata a Rosa Perrotta e le ha confidato, Francesca dice che ha visto il rotolo di carta igienica nel sacco di Cecilia. Cecilia nega di aver messo il rotolo nel suo sacco. L'ex madre natura di Ciao Darwin, allora, ha affrontato la questione con gli altri naufraghi, allora qualcuno ha il rotolo di carta igienica nel proprio sacco, prima che qualcuno si incazzi. Cecilia Capriotti lo ha tirato fuori, che è un rotolo qui e l'ho appoggiato nel sacco quando mi sono lavata la faccia. Non l'ho preso, l'ho solo appoggiato. Lo scontro tra Cecilia Capriotti e Filippo Nardi. Cecilia Capriotti, vedendosi attaccata, ha replicato, io la carta nel sacco non l'ho messa quindi vorrei delle scuse. A questo punto Filippo Nardi non ci ha visto più. L'unica che deve chiedere scusa qua sei tu. Per cosa? Ad esempio prendi i pezzi di cocco in più che non ti appartengono e prima hai preso un pezzo di cocco che era in più, non era tuo, era di tutti. Sei scorretta. Sei scorretta punto e basta, ammettilo. La Capriotti lo ha invitato a moderare i termini e Nardi, per nulla intimorito, ha commentato, perché altrimenti cosa mi fai?